Buonasera a tutti, eccoci qui, ben ritrovati con una nuova puntata di Good Night Milano. Lo vedete dal nostro titolo, questa sera è uno speciale, inizio uno speciale che cercheremo insomma di portare avanti nei prossimi lunedì, uno speciale sui municipi. Partiamo da un municipio a noi caro perché è il municipio che ci ospita, quindi insomma è il municipio anche in cui il direttore qua è un po' anche cresciuto, quindi insomma è ben contento di avere qui il presidente del municipio 7, Marco Bestetti. Buongiorno Grazie, grazie per presidente. l'invito, buonasera a voi. Sono ben contento appunto di aprire un po' con il nostro municipio di casa. Insomma, È doveroso, è doveroso, insomma, siamo ben mi sarei contenti. offeso del Infatti, contrario. siamo ben contenti che risponde sempre. Il presidente Bestetti risponde sempre alle chiamate di Milano News, quindi sono sempre molto contento di questo. Quando posso, più che volentieri. Ricordiamo però che appunto siamo Milano News, siamo visti da tutta Milano, in più i municipi sono un po' un'entità ancora poco conosciuta, ahimè, perché sarebbe molto importante invece che si conoscessero molto di più. Siete veramente il nostro interlocutore numero uno. Eh sì. Ricordiamo allora un po' dov'è il municipio 7, come potremmo definirlo, ubichiamolo anche geograficamente. Ma il Municipio 7 è tutto lo spicchio ovest di Milano, che parte dalle zone più centrali di Corso Vercelli, Pagano, Piazzale Baracca e si allarga proprio come una fetta di torta verso la periferia, a inglobare i quartieri di San Siro, Baggio, Muggiano, Quinto Romano, Figino, Quarto Cagnino, i parchi di Trenno, il Parco delle Cave, il Bosco in Città. È il municipio più verde di Milano, abbiamo 175.000 abitanti, siamo il terzo municipio più popoloso della città, molto eterogeneo proprio perché abbracciamo quartieri del centro che hanno delle problematiche ovviamente molto differenti rispetto a quelle della periferia. Abbiamo delle realtà residenziali di pregio e dei quartieri di edilizia residenziale pubblica molto critici, quindi non ci facciamo mancare nulla, ma abbiamo lo stadio di San Siro, abbiamo l'ippodromo, quindi una realtà davvero eterogenea che non ci fa mai annoiare. Infatti abbiamo anche una scheda appunto per far vedere bene dove è collocato appunto il municipio 7, dove abbiamo anche un po' i numeri del municipio. Un municipio diciamo che ha 173.000 e passa abitanti. Insomma, è un bel numero e non è più popoloso di Milano, E tra non è più parentesi. popoloso, Ma poco manca. ma poco manca perché le differenze sono davvero contenute rispetto ai primi due, che sono i municipi 8 e i municipi 9. Pensavo che ci sono una marea di sindaci in Lombardia che hanno a che fare con molta meno Con dei popolazione di nostri quella. condomini Infatti, con dei vostri praticamente. condomini praticamente, Sì, vero, no? è vero, è vero. Insomma, è complesso perché oggettivamente c'è da parte di tutti i cittadini la volontà di dirla propria e di vedere, come dire, esaudite le proprie richieste in tempi rapidi, come è giusto che sia. Però la macchina comunale purtroppo è complessa e anche complesso il rapporto con il comune centrale, perché è vero che noi siamo il primo livello istituzionale di interlocuzione con la cittadinanza, ma è anche vero che molte delle richieste dei cittadini non possiamo esaudirle direttamente, non per mancanza di volontà, ma proprio per mancanza da un lato di risorse e dall'altro di competenze da regolamento, quindi spesso dobbiamo fare un po' la cerniera tra il territorio e il Comune di Milano nella richiesta dei cittadini, quindi sulle istanze che ci presentano i cittadini. A volte ci riusciamo, altre volte no, però insomma, Sì. diciamo, il nostro lavoro è quello di trovare l'equilibrio tra le Sì, varie perché su molti, esigenze. molti temi comunque dovete poi passare Ma ne cito dal comune uno che, per centrale, esempio, ma ci sono viabilità, mi viene in mente, credo che ad esempio non potete minimamente viabilità toccare o un senso unico, ad trasporto, esempio. diciamo che però su quei temi di viabilità locale è obbligatorio per il comune chiedere a noi un parere, quindi c'è un coinvolgimento diretto, però pensavo al trasporto pubblico, agli autobus, che è un altro tema che è particolarmente sensibile nel nostro territorio sul quale non abbiamo competenze perché spetta esclusivamente al Comune di Milano e ovviamente all'ATM. Però, nonostante questo, ci eravamo presentati 3 anni fa in campagna elettorale promettendo il ripristino della linea 63 perché era una delle sfide che ci eravamo posti e sulla quale anche i cittadini ci hanno dato fiducia. Pur non avendo nella diretta competenza, abbiamo fatto comunque un lavoro importante con il Comune di Milano e con l'assessore alla mobilità e ai trasporti e ormai da un anno e mezzo la 63 è stata ripristinata come era prima, quindi ne siamo molto soddisfatti. È un esempio di lavoro che non è direttamente riconducibile alle nostre competenze, ma ciononostante ce ne siamo fatti ovviamente carico, abbiamo fatto un lavoro davvero immane di incontri tecnici e politici con i soggetti competenti e poi i risultati, se si vuole, se si lavora, non sempre, ma spesso si portano a casa. Sì, io so che sarà stato un momento in cui la mettere delle fioriere non so dove non gliel'hanno Lo fatte stiamo per mettere. mettere, però.
anche quello vedi un'altra cosa che so che avevo intercettato questa sì perché più che fioriere diciamo di estetica ma lo spieghiamo che fa, a chi ci ascolta bene, noi abbiamo avuto nei mesi scorsi una grossa criticità di presenza di carovane di nomadi di camper di nomadi sul nostro territorio in diversi quartieri che conciavano le nostre strade davvero in maniera disgustosa, creavano ovviamente situazioni di degrado inaccettabili. Abbiamo chiesto al comune di intensificare le attività di sgombro da parte della polizia locale, dopo il primo entusiasmo dei primi mesi, anche perché la gestivamo direttamente noi, però questa cosa poi si è via via ridotta e quindi nei nostri quartieri c'era questa presenza che non riuscivamo a togliere. In alcune realtà siamo riusciti a mettere i famosi portali anticamper all'ingresso dei parcheggi, penso all'ingresso del Parco delle Cave, penso all'ingresso dell'ospedale San Carlo nel parcheggio di via San Giusto, ma altre realtà, tipo il caso di specie che è a Baggio in via Bagarotti, essendo una strada, non un parcheggio, non potevamo mettere i portali perché è una strada di viabilità in cui passano le automobili. E allora abbiamo pensato a questa tipologia di abbellimento della via, sostituendo l'area nella quale questi camper si fermavano a insozzare le strade ai marciapiedi con delle fioriere, dei vasoni da 500 kg l'uno, che quindi rendono da un lato impossibile sostare, che nessuno si può portare a casa e che sono un modo diciamo di dissuasione di questo degrado invece positivo perché il verde fa sempre bene, manca sempre nelle nostre strade. Sappiamo che una cosa che può fare però bene, molto bene, anzi i municipi sono i vari, molti eventi, molte però io non so mai se ripartire parlando degli eventi e poi parlare di criticità oppure il contrario, perché posso, sembra quasi di fare la pubblicità a un ente di promozione locale più che a municipio, no? A quel punto tantissime davvero le manifestazioni eventi che fate devo dire appunto non rimangono ferme lì alla se non siete una proloco, no? Cioè, io vorrei far passare questo concetto con chi ci segue da casa. Beh, però, se posso dire, invece il nostro ruolo di proloco lo rivendico con orgoglio. Per me non è un aspetto, diciamo, negativo, anzi, fa parte del nostro ruolo. Questo perché? Perché noi abbiamo, come immagino tutti i municipi, ma noi forse particolarmente, abbiamo delle meraviglie di cui siamo profondamente orgogliosi, che però ci siamo resi conto che non sono sufficientemente conosciute non solo dai cittadini di Milano, ma anche da molti dei cittadini del nostro quartiere. Per esempio, non tutti sanno che nel municipio 7, accanto all'ippodromo davanti allo stadio di San Siro, c'è il famoso cavallo di Leonardo, che è una statua meravigliosa, che però molti cittadini non conoscevano e non hanno neanche mai visto. Lo stesso ippodromo, sappiamo bene, guarda, molti residenti del nostro quartiere non hanno mai visto. Tutti i martedì noi parliamo di periferie, con la consulta periferie di Milano, insieme a Walter Cherubini. Credo che il cavallo di Leonardo venga fuori una puntata sì, una puntata no. Ecco, allora e vedete, soprattutto anche ci viene voi sempre la domanda del perché non c'è neanche un cartello. Oh, noi questa domanda è sempre ecco fatta. Perché il nostro ruolo di proloco invece deve essere davvero incrementato, perché adesso al di là delle battute, ma ci sono delle realtà, il Parco delle Cave, che magari gli addetti ai lavori danno per scontato che sia conosciuto, che è una meraviglia dal punto di vista paesaggistico, naturalistico, molti cittadini di Milano neanche sanno dove si trova, neanche sanno che esiste un parco del genere. Uno entra dentro e siamo in città, un parco con laghi, con animali, con una natura davvero straordinaria che sembra di essere, non dico su un altro pianeta, ma sicuramente in un'altra provincia. Guarda, ne parlavo pochi giorni fa, una mia carissima amica sta per aprire un ristorante in zona Lampugnano, no? Quindi qua vicino, confinante, e diceva la sera ci sono le lepri. Così è vero, una cosa strana, che per me invece è cresciuto appunto in questo municipio, abbiamo, diciamo, io sono abituato da Parco di Trenno, Parco delle varietà Cave, delle varie zone, sì, anche sì, molto scoiattoli, ma insomma, no, ce quindi no? Dicevo, il tempo della proloco, sì, della proloco io giusto dice, domani ho una riunione comunque con una società che proprio si occupa di turismo e di valorizzazione dei territori, perché voglio proporre a loro una collaborazione, perché le realtà che sono meno conosciuti, no? Pensiamo ai nostri borghi storici, noi abbiamo borghi storici, non solo quello di Baggio, noto che portiamo alla conoscenza di tutti con la storica sagra di Baggio, ma anche i borghi storici di Quinto Romano, di Quarto Cagnino, di Figino, insomma Figino. Sono delle realtà che hanno una storia millenaria da raccontare, Figino ha giusto compiuto l'anno fatto scorso mille anni,
ma che non sono apprezzati o conosciuti come dovrebbero dai cittadini. Quindi anche il ruolo di promozione del territorio è rientra tra le nostre... Per par condicio ricordo anche Muggiano, che poveretti. A Muggiano, ma assolutamente. Diciamo che sono un po' dimenticati a volte. No, dimenticati no, perché abbiamo appena fatto questo weekend un carnevale meraviglioso, grazie anche al comitato di quartiere e alle associazioni che sono attive sul territorio, davvero bellissimo, coloratissimo, partecipatissimo, con tante famiglie. Importante, appunto. Sono pensato proprio a Muggiano, al comitato di quartiere, lo conosco molto bene. Quanto è importante che ci siano questi comitati a collaborare insieme a voi? Ma nel senso che non siano solo cittadini, punto, ma che siano comitati proprio strutturati, che vi vengono a dare una mano, o comunque anzi a pungolare a volte anche magari. Guarda, per noi è fondamentale anche perché... il territorio lo conosce, ovviamente noi conosciamo molto bene il territorio, ritengo che i presidenti di municipio conoscono il proprio territorio molto meglio di chi sta a Palazzo Marino, ma più che altro perché ovviamente abitiamo in questa realtà. Il tuo collega Lardieri dice che lui alle 6 di mattina esce e fa tutti i giorni il giro del territorio. Lardieri è un esempio per tutti quanti noi, quindi... però anche al nostro interno ovviamente non possiamo non conoscere ogni centimetro del nostro grande municipio, e quindi le realtà, i comitati di quartiere, i gruppi organizzati di cittadini, le associazioni, quando diciamo grande, quanti chilometri quadri stiamo dicendo, così tanto c'è scritto, infatti è davvero enorme, è davvero eterogeneo, quindi il fatto che ci siano delle chilometri quadrati di territorio non sono pochi, per quanto non lo giriamo molto, esatto, è complesso conoscerlo tutto nel dettaglio, lo scopriamo anche noi ogni giorno. Ecco perché il ruolo di comitati, associazioni o gruppi organizzati di cittadini è per noi importante, perché davvero ci danno la possibilità di filtrare anche delle richieste che arrivano dal territorio, di qualificarle, metterle in ordine di priorità e quindi interloquire con i cittadini in maniera più organizzata. Per noi è importante questo. Si parla molto della Milano del 2030 oramai, no? Diciamo che quella che arriverà nel futuro, e in realtà la zona sede sembra sempre lasciata fuori, perché si parla di M4, si parla degli scalo Farini, scalo Porta Romana, poi però se si va a vedere nel dettaglio, in realtà ancora una volta, visto che già nel 2015 comunque la zona 7, la municipio 7 è uno di quelli che ha avuto forse le più grandi trasformazioni vista all'Expo, comunque avrà delle grandissime trasformazioni. Parliamo di questo benedetto stadio che non si capisce cosa succederà, parliamo di Piazza d'Armi, una zona immensa che non si sa che fine farà, parliamo dell'ospedale San Carlo che molto probabilmente verrà spostato, in che modalità e come, insomma, alla fine il municipio 7 è sempre di mezzo nelle grandi trasformazioni di questa città, sì, del bene e del male. Devo dire che nonostante la giunta Sala ci abbia completamente dimenticati, perché siamo stati esclusi dal piano periferie, e questo ho avuto modo di rappresentarli in maniera puntuale al sindaco e alla sua giunta, abbiamo nonostante questo sul territorio tante località o aree che ovviamente saranno oggetto di prossimi sviluppi, spero tutti positivi, appunto alcune le hai citate tu, ma vorrei citare anche tutta quella miriade di aree pubbliche o private che ci sono in tutti i municipi, compreso il nostro, che hanno bisogno di interventi di riqualificazione. Noi abbiamo per la prima volta introdotto, quando siamo arrivati alla guida di questo municipio, una commissione ad hoc e quindi anche una delega assessorile che ho mantenuto in capo a me, che è la riqualificazione delle aree dismesse, proprio perché il municipio penso che abbia il dovere di facilitare sia sul pubblico che sul privato la rigenerazione, la riqualificazione, lo sviluppo di aree urbane o di edifici che sono abbandonati da troppo tempo. Ne abbiamo davvero un elenco infinito. Pensiamo, oltre a quelli che hai citato, alle storiche scuderie de Montele che sono qui vicino, che sono un esempio di architettura liberty bellissimo, davvero straordinario, che sono lasciate all'abbandono, ogni giorno che passa la struttura si ammalora, è un mattone in più che cade. Ma c'è il tema dello sviluppo di tutta l'area attorno allo stadio di San Siro, quindi che fine farà lo stadio Meazza, aperte e chiusa parentesi, guai a chi ce lo tocca, perché mi incatenerò per primo io davanti se qualcuno pensa di buttarlo giù, come è stato anticipato o ventilato dalle società sportive di Milano e Inter, perché un conto è ammodernarlo, un'altra cosa è demolire la scala del calcio, quello sarebbe un peccato capitale che non perdonerei a nessuno. Io ci capisco un po' di calcio, ma non è successo lo stesso tipo a Wembley, qualcosa del genere? Sì, è successo lo stesso a Wembley, ma ci pensino gli inglesi, okay, a Wembley, okay. Io penso a Milano, cioè, a Milano, cioè, San Siro è Milano,
e Milano non si può demolire, è un simbolo, come sì, dire, buttiamo giù il Duomo perché fa anche ombra. Forse quei conti fatti dalle società forse non tengono presente che non sarà più San Siro, forse no, anche a volte. Non sarà più San Siro perché ha un immaginario anche di tipo internazionale che è conosciuto ovunque, conico, proprio perché proprio. È San Siro, insomma, non è solo il perché nome. È la struttura, proprio iconica, è la struttura, non è solo la storia dei club che ci giocano, è proprio la struttura che è una peculiarità secondo me unica. Però anche il tema della Piazza d'Armi, ovviamente si tratta di una realtà enorme, perché parliamo di qualcosa come 40 ettari di area che oggi non sono fruibili per nessuno. Noi abbiamo avanzato la nostra proposta sia al Comune di Milano che alla proprietà, che è Invimit, di una sua riqualificazione che contempli sia il mantenimento di quanto più verde possibile, quindi un nuovo parco, nonostante non ci manchi il verde, ma in città non è mai abbastanza, e con diciamo l'esigenza di colmare quel gap infrastrutturale impiantistico che Milano soffre per gli impianti sportivi, che non possiamo ospitare praticamente nessuna delle più grandi competizioni. Ah, comunque connotare sempre il municipio 7 dal punto di vista sportivo, come sempre è stato storicamente. Noi vogliamo creare un mix lì su quell'area tra verde, quindi parco, natura e fruibilità quotidiana da parte dei cittadini, con anche lo sport e quindi con l'impiantistica sportiva. Lo spazio c'è, secondo me le opportunità anche di far bene ci sono, stiamo lavorando con l'assessore allo sport e con la proprietà perché questo si concretizza. Insomma, abbiamo davvero tantissimo lavoro da fare, ma... Prima di continuare, abbiamo parlato appunto di Landieri, ci sta guardando, quindi lo salutiamo in questo momento. Ciao, che Press, so che ci sta guardando. Bravo, Sarà comunque ospite nelle prossime serate qui con noi per lo speciale municipio. Spero, potrei perdonare Fabio per aver invitato prima me di te, però vabbè, insomma, esigenze solo, diciamo, condominiali, visto sì, che abitiamo qua. Prima l'amministratore di condominio e poi gli altri, ovviamente. Parlando di stadio mi viene in mente un'altra cosa però, lo stadio vuol dire tornare a Italia 90, ha un lascito di parcheggi inutilizzati in Via Novara, il famoso parcheggio Trenno che poi si trovava a Figino, chissà perché non l'abbiano mai chiamato Trenno, questo è un altro domandone. Un progetto c'era, se devo dire la verità, ci volevano fare una moschea, ha detto di no presidente. Noi abbiamo detto di no, ci siamo opposti fermamente e siamo profondamente orgogliosi del risultato che abbiamo raggiunto, perché in consiglio comunale il sindaco Sale e l'assessore Maran avevano presentato questa proposta di trasformazione di quell'area in una grande moschea, limitando e impedendo il futuro sviluppo, o meglio l'utilizzo naturale di quell'area. Per noi l'invasione di auto che si vive quotidianamente attorno allo stadio di San Siro per le manifestazioni sportive si può risolvere solo ed esclusivamente dando ai fruitori dello stadio un'alternativa. Bene quindi la metropolitana che arriva da un paio d'anni ormai allo stadio, anzi da tre anni allo stadio proprio di San Siro, ma anche l'opportunità di fermarsi con la macchina alle porte della tangenziale, e oggi tutta quella direttrice lì non ha parcheggi di interscambio attivi, o meglio ce l'ha, che è questo famoso parcheggio di Via Novara costruito per i mondiali d'Italia 90, ma non è mai stato aperto per questa finalità se non durante il breve periodo di Expo. Sì, solo durante Expo, infatti. Noi abbiamo proprio osteggiato la proposta della moschea perché le avrebbe definitivamente messo una pietra tombale su questo utilizzo del parcheggio di Trenno come parcheggio di interscambio, e siamo fortunatamente, grazie al lavoro straordinario dei nostri colleghi di Forza Italia del centrodestra Palazzo Marino, siamo riusciti ad evitare la costruzione di questa grande moschea nel parcheggio di Vanovare. Quindi abbiamo chiesto ora di accelerare al comune sull'attivazione di quell'area come parcheggio di interscambio per fermare fuori dalla città, le porte della città, le auto, e creare una navetta. Le chiedo adesso, ma è così difficile pensare appunto di creare una navetta che solo al giorno della partita faccia avanti e indietro? Io faccio sempre l'esempio dell'autodromo di Monza, perché lì funziona così: le macchine si fermano fuori, uno parcheggia, lascia giù la macchina e poi si può avvicinare all'autodromo attraverso queste navette. Io vorrei che allo stadio di San Siro si facesse la stessa cosa. Abbiamo già avanzato una proposta in tal senso. Nelle motivazioni che abbiamo messo nero su bianco per il no alla moschea di Via Novara abbiamo scritto proprio questa opportunità. Sta quello che abbiamo chiesto non è un no ideologico? No, non è affatto un no ideologico. Noi cerchiamo di prendere esempio da Albertini, che è un sindaco che ho sempre stimato per Milano, che diceva sempre di non fare il sindaco ma l'amministratore di condominio, di un grande condominio, perché Milano è un condominio complesso,
però quando si hanno delle responsabilità istituzionali devi mettere da parte, nei limiti del possibile, le pregiudiziali ideologiche e guardare davvero al merito dei problemi. Che i musulmani possano avere un luogo di culto dove pregare mi sembra un principio sacrosanto che nessuno mai, penso, si permetterebbe di negare, ma ogni area ha le sue peculiarità e quell'area non era oggettivamente adatta. Se si trovasse quindi un'area che possa essere nel municipio di Lardieri, sono 7, certo, no? Che il municipio di Lardieri accoglierà volentieri una nuova moschea. Vabbè, facciamo finta di niente, andiamo avanti allora. E appunto abbiamo detto tante, appunto, le problematiche del futuro, beh, proprio le problematiche, i punti di domanda sul futuro di alcune aree del municipio 7. Poi diciamo appunto che rivendica e fortemente anche questa vostra vocazione al fare invece eventi, l'essere un po' la proloco anche al promuovere appunto il territorio. Cosa abbiamo in serbo nei prossimi mesi? Ma allora abbiamo rinnovato nella programmazione anche del 2019 due iniziative che abbiamo inaugurato l'anno scorso. Devo dire che sono state entrambe molto partecipate e molto apprezzate. La prima, in ordine diciamo cronologico, è la gara dei tre parchi, avendo questa vocazione a verde naturalistica con il municipio più verde di Milano, con i parchi di Trenno, Parco delle Cave e Bosco in Città. Abbiamo pensato di promuovere queste nostre bellezze con una gara di tipo podistico, che abbiamo chiamato appunto con grande fantasia la gara dei tre parchi, proprio perché unisce questi tre parchi, sono 20, quasi 20 chilometri di corsa, che si fanno praticamente al 99% all'interno del verde. C'è solo un attraversamento sulla via Cascina Bellaria brevissimo, ma tutto il resto è non solo in sede protetta ma all'interno del verde dei parchi. Quindi parchi tra l'altro molto diversi tra di loro, perché il parco di Trenne è più cittadino, il parco delle Cave e il Bosco in Città sono invece più a vocazione naturalistica. Quindi una bella gara che sarà il 14 di aprile prossimo, ci si può iscrivere www.treparchi.it. Tra l'altro parte delle iscrizioni è anche possibile, iscrivendosi tramite un'associazione o tramite una scuola, restituirle il 50% del costo dell'iscrizione, che comunque sono mi pare 8-10 euro, quindi non stiamo parlando di chissà quale cifra. La metà di questa viene restituita dagli organizzatori sotto forma di bonifico o a una onlus o alla scuola che ha iscritto i ragazzi, quindi ha anche una finalità di tipo benefico. E la seconda iniziativa che vogliamo sicuramente replicare, che sarà presumibilmente verso giugno, il 2 di giugno dovrebbe essere, la festa dello sport in Piazza Pagano, quindi un luogo fisico dove condensare diverse discipline in collaborazione con il CONI, come abbiamo fatto l'anno scorso, dove facciamo sperimentare ai giovani e meno giovani tantissime discipline che magari non si è mai avuto l'occasione di provare. Magari si scopre anche di essere dei piccoli campioni di uno sport che fino a ieri si conosceva a malapena. Poi faremo a settembre la festa della famiglia al parco di Trenno, perché riteniamo che in un momento difficile come quello che l'Italia sta vivendo, il primo ammortizzatore sociale per molte famiglie sia proprio il nonno, la nonna, i genitori per i figli, quindi la famiglia intesa come papà, mamma, figli, nonni, quindi tutta la realtà di tutela e di protezione che i momenti di difficoltà in cui lo Stato fa fatica davvero a dare risposte ai propri cittadini, ecco, la famiglia invece ha un ruolo nella società che vogliamo valorizzare davvero per la sua importanza. Siamo praticamente a metà del mandato, anzi abbiamo appena fatto il giro di boa, sì. A metà del giro di boa, la cosa di cui è più orgoglioso in questa prima metà è la cosa che non è riuscito ancora a fare, ma vorrebbe fare entro la fine del mandato. Ma allora, più che citare un esempio, perché ce ne sarebbero davvero tantissimi di cose che abbiamo fatto, rivendico con orgoglio il metodo di lavoro. Noi siamo al governo del municipio 7, ma siamo all'opposizione ovviamente della giunta sala di centrosinistra. Nonostante questo abbiamo interpretato il nostro ruolo fin dal primo giorno non come inutile o ideologica rivendicazione polemica quotidiana nei confronti del sindaco. Certo, abbiamo tante occasioni di dialettica diciamo abbastanza accesa, su tante cose non siamo d'accordo, però abbiamo voluto assumere un ruolo di responsabilità costruttiva, perché il nostro obiettivo è dare risposte ai cittadini, non solo lamentarci di cosa non vada a Palazzo Marino, e poi di superare un po' quel
come dire, quel sistema che con i precedenti consigli di zona era stato secondo me un po' troppo utilizzato, che è quello di trasformare le nostre istituzioni in un deliberificio. Io mi ricordo, perché ho fatto anche il consigliere di opposizione prima di fare il presidente, si andava in aula e nella stessa seduta magari si votavano 15, 20, 25 delibere di cui tutti quanti sapevamo che, se non il 100%, il 99% di quelle sarebbero rimaste carta straccia. Infatti non si è mai poi realizzato nulla. Perdevamo tempo inutilmente dietro a problemi che poi non trovavano mai soluzione. Io invece ho chiesto alla mia maggioranza e al mio consiglio, e devo dire che hanno aderito a questo mio appello, di concentrarci davvero sui problemi più importanti, più prioritari, e concentrarci su quelli sui quali poteva andare a avere un contributo costruttivo. Mandare una delibera in centro sapendo che diventerà carta da parati per qualche dirigente di Palazzo Marino è svilente per la nostra istituzione. Invece, un passo alla volta, magari facciamo qualche delibera in meno e convochiamo qualche consiglio in meno, non me ne vorranno i nostri consiglieri che prenderanno meno gettoni di presenza, però penso che sia un lavoro più concreto e più serio, ecco, non raccontare balle ai cittadini, ma proporre davvero quello che si può fare concretamente. E per i quartieri che amministriamo abbiamo fatto davvero, davvero tanto. Se proprio devo citarne uno in termini di orgoglio, l'ho citato all'inizio, aver ripristinato la linea 63, quindi il percorso originale della 63, è stata una cosa di cui sono molto orgoglioso. Primo, perché era la prima promessa elettorale che avevamo fatto, e quindi mantenere le promesse di questi tempi non è proprio alla moda. Ma poi perché le prime criticità c'erano state rappresentate proprio dagli anziani, dalle persone che hanno più difficoltà a muoversi, e quindi essere riusciti a ripristinare un servizio di trasporto pubblico che riguarda proprio la mobilità degli anziani. Sarà che ho una nonna di 92 anni, quindi mi sento coinvolto, sensibile sul tema, però è un aspetto che davvero mi ha reso particolarmente orgoglioso. E la cosa invece che deve riuscire a fare ne abbiamo ancora tantissime, una che mi prometti che fare entro la fine, una del... che vorrei portare a termine prima della fine del mandato è l'abbattimento e la messa in sicurezza della baraccopoli che c'è in Piazza d'Armi. In Piazza d'Armi c'è un ettaro di baraccopoli nascosta in mezzo alla vegetazione, che però gli abitanti di via Domocos, di via Gabetti, che abitano proprio ai margini, cioè, di Piazza d'Armi, vedono molto bene e purtroppo sentono molto bene, perché spesso bruciano di tutto. Ma la baraccopoli intesa di che sia? C'è gente che ci abita, c'è di tutto. Gente che vive lì proprio. C'è di tutto, tra chi vive lì, tra chi va nel weekend a fare le grigliate, che segue l'orto, hanno costruito delle proprie baracche. Uno entra ed è una città nella città. Ci sono le vie, ci sono i vari ingressi, ci sono queste palizzate. Sì, insomma, che noi abbiamo fatto un anno fa, di questo periodo, è una diretta da lì, dove abbiamo fatto vedere tutte queste, proprio questa toponomastica. È indecente, e la cosa più indecente, mi permetto di dire, che nessuno prima di noi abbia mai posto questo tema con la gravità che invece merita, perché in un'area cittadina che ci sia un ettaro di ghetto e di terra di nessuno, in cui non si sa cosa ci facciano dentro, si sa cosa bruciano perché si sente dall'odore, ed è una terra che è completamente fuori dal controllo di forze dell'ordine e quant'altro, penso che sia davvero molto molto grave. Noi abbiamo chiesto al prefetto che c'era precedente, la dottoressa Lamorgese, e l'attuale prefetto di interessarsi del tema. Devo dire che stiamo lavorando molto bene con la prefettura, c'è un dialogo molto costruttivo, e con la proprietà. Ecco, a me piacerebbe riconsegnare ai cittadini del municipio 7 ovviamente una Piazza d'Armi completamente nuova, quindi riqualificata, ma se a quello non si arriverà, perché servono anche gli investitori privati, quantomeno che ci sia la messa in sicurezza, l'abbattimento di quel disastro di baraccopoli, che sono 50 anni che è lì, che si è costruita nel tempo e che nessuno ha mai smantellato. Ecco, mi piacerebbe che un po' di ordine, di sicurezza e di decoro nell'interesse dei cittadini venga fatto. Ecco, parliamo anche di sicurezza ambientale, anche sanitaria, prevalentemente sanitaria, di cosa venga bruciato, non sappiamo che cosa, che so tra... che insomma gli odori sono forti, che spesso vedete una segnalazione, che tra l'altro quei poveri cristi che abitano lì davanti non solo hanno il problema che quando escono di casa sul balcone respirano queste cose, ma hanno un sistema di ventilazione interno che gli impedisce di chiudersi dentro. Anche quando chiudono le finestre c'è comunque un sistema di captazione dell'aria da fuori, e quindi
si portano in casa quello che questi delinquenti bruciano là fuori. Quindi davvero è un problema doppio, ci sono famiglie con bambini ed è di una gravità inaudita che si consente in una città come Milano una cosa del genere. Quindi c'è l'impegno da parte del prefetto in prima persona su questo tema, io sono assolutamente confidente che nel breve periodo si possa, spero, mettere scrivere la parola fine a questo capitolo brutto del nostro territorio. Perfetto, insomma, diciamo che il giro del municipio 7 l'abbiamo completato, abbiamo veramente toccato ogni possibile angolo, e anzi, se c'è qualcosa che siamo dimenticati vi invito a scriverci, così poi potremo fare in separata sede le ultime domande al presidente Bestetti, che io ringrazio davvero tantissimo. Grazie a voi. Aver inaugurato questi nostri speciali sui municipi. E complimenti per l'attenzione che dedicate ai quartieri, alla città, che lo fa davvero molto bene. Presidente, noi ci proviamo, nel senso che a volte, anzi, ci dicono perché non chiamiamo gli assessori, perché non chiamiamo il sindaco, così. Io ho detto, prima vogliamo parlare dei municipi, prima vogliamo parlare di quello che ci sta sotto, poi arriveremo anche a parlare con quelli là, va benissimo. No, bravi, ma bravi. Noi abbiamo voglia proprio di far raccontare la strada che c'è sotto casa, insomma. Quindi l'invito a tutti, infatti, i 9 presidenti di municipio, quasi tutti ci avete già risposto, qualcuno deve ancora risponderci, non facciamo numeri in questo caso, però davvero vi aspettiamo qua tutti i lunedì a parlare ancora di municipi, per conoscere sempre meglio il territorio di Milano. Grazie davvero Presidente. Grazie a voi. Buon lavoro e ci vedremo prestissimo. A voi e buona serata, a presto. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, l'appuntamento con Goodnight Milano torna mercoledì con il mio collega Andrea Valdeschi, sempre qui in diretta alle 19. Io personalmente invece vi do appuntamento domani mattina alle 12.30 in diretta con Good Morning Milano, martedì, domani si parla di periferie. Grazie mille, arrivederci a presto.